Il momento, come in ogni rappresentazione che si rispetti, a teatro, nel vecchio Van Spettacolo, ma quello vero, dei sì. Raschel, dei Vianello, dei Chiari, la passerella finale era un po', come dire, la sublimazione di quanto di buono sì. era stato fatto durante la rappresentazione. Quindi noi invitiamo Giuseppe e Nicolò proprio per questa passerella finale, perché anche in questo caso ci sono due meravigliose novità. Sì, esatto. Intanto devo dire che questi due ragazzi, che sono nostri collaboratori, la vestono bene, sono molto in forma rispetto a me, ad esempio. Vieni, Nicolò. E non solo a te, fortunati loro, Mauro. Però noi vestiamo tutte le taglie, taglie forti e taglie piccole, non abbiamo problemi. Qui non potevo non presentare due prodotti da Inese, che rimane comunque il nostro fornitore più importante, più grande, in questo caso Nicolò. Scusa, dall'azienda quasi più importante, non poteva essere altrimenti. Non poteva essere altrimenti, hai ragione. In questo caso Nicolò sta vestendo una Trickster, una nuova giacca a tre strati, quindi aprila pure Nicolò, così la facciamo vedere, perfetto, bravissimo. Quindi come vedete c'ha una cerniera da cui si stacca una prima parte, e poi all'interno c'è anche l'imbottitura per, diciamo, la seconda parte. Come vedi è molto fatta molto bene, tant'è che tiene. Ecco, questo è un inner line molto caldo, che d'inverno è assolutamente indispensabile. Sotto c'è la membrana antiacqua di Dry di Dainese, e sopra il materiale in cordura Dupont con un nuovo design molto bello. E poi non mi sto adesso a dilungare nelle spiegazioni tecniche, che su questo signore non si può dire nulla. E la cosa migliore che la veniate a vedere, comunque è una novità assoluta per quest'anno di Dainese. Girati un attimo Nicolò, che così facciamo vedere anche di dietro tutte queste parti. Come vedi anche qui c'è il distone, che rende i movimenti sempre molto morbidi, possibilità di poterlo stringere in vita qualora si tolgano tutti gli interni, e anche qui il distone per rendere migliori i movimenti, come vedi, del motociclista. Collo alto, rifinito in pelle per non dare fastidio al collo. Mi fermo di questo prodotto che è straordinario, vi invito a venirlo a trovare, a provare, perché è una news. Giuseppe invece, vieni Giuseppe, c'ha un giubbino come vedi molto sportivo, molto casual, Giuseppe lo veste anche bene in modo casual, è chiamato il New Steven, un giubbotto anche questo antiacqua, impermeabile come quello di prima. Qua dietro puoi apprezzare, Paolo, la possibilità di poter inserire un paraschiena per chi non lo vuole a contatto col corpo, perché gli dà fastidio o semplicemente perché vuole fare in fretta, quando si toglie la giacca, togliersi tutto. Almeno c'è questo, che comunque averlo o non averlo fa sempre la differenza. Reflex in questo punto, perché di notte le luci lo rendono assolutamente luminoso. Come vedi, un giubbino che è molto modaiolo, può essere portato nel tempo libero. E anche questo con imbottiture staccabili, protezioni staccabili, fallo vedere bene Giuseppe, guarda solo gli interni come sono fatti. E una cosa importante, la stavo dimenticando, me l'ha fatto venire in mente la Susi, perché lo sta inquadrando, questo si chiama Nanofile, e cioè è un'imbottitura che ha delle lavorazioni particolari con l'argento, che fa sì che gli odori non vengano assorbiti, non ristagnano, e quindi vengono evaporati. Quindi in periodi particolari, quando c'è molto caldo, si è molto vestiti, invece, diciamo così, di emanare quel solito odore che ognuno di noi quando suda emana, in questo caso viene espulso direttamente da questa novità assoluta che presenta Dainese, naturalmente insieme a Gore. Stop the run. Stop the run.